Buongiorno a tutti ragazzi e quindi benvenuti in questo nuovo video. Sto facendo una trasferta per voi. Siamo in direzione Abu Dhabi e sto andando a provare la palestra maschilista di Abu Dhabi. Perché maschilista? Perché dico questo? Perché effettivamente è una palestra in cui le donne non sono autorizzate ad entrare. Quindi oggi mi allenerò da solo in palestra. Vi farò vedere com'è questa palestra. Dovrebbe addirittura essere ancora più grande, ancora più estrema della Venus Gym. E se non l'avete ancora vista, andate a vedere il video della miglior palestra al mondo, e cioè la Venus Gym di Dubai, perché è veramente un video bomba. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e supportate il video, perché il vostro supporto è sempre veramente importante. Pollice in su se vi piace il video, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa palestra, se è una cosa normale o strana che sia appunto una palestra per soli uomini. Adesso ci mettiamo un'oretta da Dubai, da casa nostra, per andare ad Abu Dhabi. Come vedete ho fatto un pre-workout, ho mangiato 5 gallette e mi sono fatto uno shaker di proteine con del latte di soia. Amo il latte di soia perché me le rende ancora più gustose. Detto ciò, andiamo in palestra, godetevi il viaggio con noi, ci vediamo tra poco. Appena arrivati in Oxygen abbiamo fatto un'ora di macchina, quindi ci abbiamo messo pochissimo. Ragazzi, sono impressionato perché il capannone alle mie spalle è enorme. La scritta voi la vedete in arabo, Oxygen. Entriamo e andiamo a scoprirla insieme. Oggi alleno il dorso, andiamo. Partiamo quindi col farvi vedere la palestra. Vi faccio vedere come hanno organizzato questa palestra. È organizzata in modo perfetto, chiaro, facile. Adesso vi faccio vedere, ogni area è divisa per gruppi muscolari, quindi braccia, petto, spalle, gambe e dorso. Oggi noi alleniamo il dorso e i bicipiti, quindi utilizzeremo l'area dorso e bicipiti, ma vi faccio vedere un po' la zona. Per ultimo vi faccio vedere anche l'area cardio, perché c'è una cosa secondo me assurda, quindi restate fino a fine video, poi mi dite che ne pensate. Per me è un'esagerazione, un'estrema esagerazione. Detto ciò, vi faccio vedere la palestra, andiamo. Quindi, come vi dicevo, ogni area è organizzata per il gruppo muscolare, quindi questa è l'area braccia, come vedete. Andiamo a vedere quindi l'area CrossFit. Anche qui c'è una zona CrossFit rispetto a quella della Venus, l'area insomma corpo libero della Venus. Questa è molto molto più grande, molto più organizzata. Andiamo a vederla. Si vede che ad Abu Dhabi, a differenza di Dubai, c'hanno il petrolio. Qui c'hanno veramente i soldi rispetto a Dubai. Quindi anche questa area CrossFit. Andiamo a vedere le altre aree. Mi sento un po' in imbarazzo rispetto alla Venus, perché in Venus c'è la musica a palla, sembra di essere in discoteca. Qui c'è un silenzio di tomba invece, e siamo in un magazzino enorme, quindi si sente solo me che parlo. Però andiamo a vedere. Quindi dobbiamo partire con il dorso e i bicipiti. Il primo esercizio che faccio di dorso però lavora, oggi in realtà non è proprio giornata dorso bicipiti, è una giornata pull, quindi tirate. Lavoro in tirata, lavoro anche un po' i femorali e quindi lavoro anche il dorsale facendo degli stacchi. Stacchi femorali, andiamo a fare gli stacchi femorali, quindi sono organizzati nell'area gambe. Poi ci muoveremo nell'area dorso e poi ci muoveremo nell'area bicipiti. Iniziamo. I'm in the light at the end of the tunnel. Paper stacks, yeah, I got them little bundles. Harry Potter breaking bread with the muggles. They said I wouldn't make it, now they looking puzzled. They said I wouldn't take it, how to go and hustle. Get the bag, it ain't never getting fumbled. In the jack, but we came up from the bottom. Through the cracks of the light pour in. Have a blast, let the drinks pour in. Allora, è un po' come se fossi al ristorante e il menù è troppo abbondante e non so cosa scegliere. Quindi sono qui e voglio fare T-bar, rematori attivi. Però ho 3-4 varianti ed è da 20 minuti forse che sto cercando di capire qual è la variante migliore. Queste 4 varianti, devo dire che quella che sento meglio forse è questa qui, perché ha una presa più stretta. Quello che cerco è l'attivazione della parte bassa del dorso. E se ho un'impugnatura larga tendo a lavorare più aperto. Quello che cerco è di chiudermi, quindi con questa impugnatura mi sento un'attivazione migliore. Quindi dopo rematori attivi facciamo una super serie con lat pull down per attivare bene la parte bassa, l'alberello di Natale. È quello che mi serve adesso per la gara di Las Vegas. Focus sulla parte bassa, lat pull down, esercizio top. Io alleno il dorso,
lui allena le gambe, sta facendo, ex campione di strongman, allenamento super pesante di gambe. Quanti sono? Attualmente 320, ma vediamo nell'ultima serie di aumentare ancora di 20 e 20. E pensare che è un men's physique e non allena mai le gambe, adesso sta facendo 320 kg di hack squat. Comunque, mentre recupero tra una serie e l'altra, avete notato che di donne neanche l'ombra? Cioè, in questa palestra non possono proprio entrare le donne. E questa è una roba ovviamente di mentalità, di cultura araba, cioè cultura musulmana. E quindi c'è la palestra per uomini e la palestra per donne. Se non l'avete ancora visto, vi rimando al video in Oman, perché in Oman abbiamo fatto un viaggio strepitoso e siamo andati ad allenarci in palestra. E guarda caso, abbiamo scelto quella palestra perché le altre palestre non facevano entrare le donne. Angie non poteva venire ad allenarsi con me nelle altre palestre. Non è stato facile, ma ci siamo riusciti, quindi se non l'avete visto mi raccomando andate a vedere il video. Detto ciò, continuiamo con l'allenamento e con questa super palestra alle mie spalle vi aspetto per vedere l'area cardio. La musica qua non c'è, però pregano, sentite? Non è l'ideale per il pump, la voglia di allenarmi non mi viene con questo tipo di sound. Finito quindi tutto tranne le braccia, andiamo a fare i bicipiti. Sono un po' spaventato perché c'è una zona dietro di me che è praticamente grande quanto tutta quella del dorso ed è solo per le braccia. E io sono uno che quando allena le braccia è molto minimal. Cioè la variante più particolare per me è fare le trazioni bicipite piuttosto che bicipiti al cavo basso. Di solito uso i manubri, il bilanciere. Proviamo qualche macchinario nuovo, proviamolo assieme, sarà una sorpresa anche per me. Andiamo. Ho trovato il primo macchinario che mi intrigava, quindi facciamo questi bicipiti al cavo con un baffo. È un baffo zigrinato, inclinato. Mi coinvolge bene la parte interna del bicipite, non il brachiale ma la parte interna. Andiamo a provare. Adesso in pump la maglietta me la posso levare, vediamo come reagiscono, vediamo se mi cazziano dopo 5 secondi o dopo 50 secondi. Io penso che non ci si possa levare la maglietta, non ho ancora visto nessuno che si allena senza maglietta. 5 secondi lo scopriamo assieme. Sono stato più veloce io di loro a venirmi a cazziare. Ho i muscoli esauriti, distrutto. Voi vedrete questo video tra un bel po', ma è stato registrato oggi verso fine ottobre, in piena preparazione gara per Las Vegas. Quindi se ancora non l'hai visto, vallo a vedere il video, perché ho partecipato al Natural Olympia di Las Vegas e adesso sono in piena preparazione. Calorie finalmente da ieri le ho aumentate, ma sto a 1800. Fino a ieri stavo a 1400 calorie, ragazzi, stavo morendo. Quindi muscoli esauriti, andiamo a fare l'ultimo esercizio di bicipiti. Ho visto prima un macchinario fichissimo, difficile da trovare nelle palestre in Italia, ma qui abbiamo la fortuna di averlo. E quindi chiudiamo il nostro allenamento con questo macchinario. Ragazzi, non ci credo, ho appena visto Bradley Martin qui in palestra ad Abu Dhabi. È un sogno, è forse uno dei fitness blogger, chiamatelo come volete, personaggi più famosi adesso del momento. Proviamo ad andare a farci una chiacchierata insieme, vediamo se riusciamo ad allenarci insieme. Sarebbe veramente un sogno, andiamo. I don't train with actual Italians. No? No, just Italian Americans. Just, shitty ones. Just only American. Yeah, just the ones we think pizza's Italian. Huh? You know? Those yeah, no, sure. I'm kidding, dude. We're gonna hit shoulders. We're gonna like, stomach warm up a little bit. You can jump in a set. Yeah, just no jump in a set. I'm like doing YouTube video right now. Yeah, okay. I was just fucking with you. Did you pay for his entrance? Yeah, of course. I paid every time. For his entrance? Yeah, of course. I'm so starving. You know what you need to learn when I think some Italians? They're so starving. They can like reach everything they want. I was like, they're like, no, my video maker is not gonna pay. My video maker is not gonna pay. So oh, did he not pay? No. Oh, wow. Wow. I have a friend that did the same mistake as you did. I called the manager of the office, like,
What am I paying for when I go to the oxygen? To train there, right? Are you gonna do something? Are you gonna train? Well, no, we are gonna train today. We are gonna train. But normally, yeah, normally he just films, so. I did, but I also like, I don't know, I don't give a fuck. You're going to Dubai later, right? For the Dubai show. Abu Dabi. No, I'm here for the UFC fights. You're here for the bodybuilding shit, yeah. Yeah, I'm going to Dubai also for the bodybuilding. No, I'm here for the fucking UFC fights, yeah. How long are you gonna train right now? I don't know, probably all day. The whole day? Probably. Guarda lo squeeze che c'ha, che allunga tutto, ragazzi. Sta lavorando da paura, allena le spalle posteriori, c'ha uno squeeze, una contrazione, una connessione mente-muscolo mostruosa. I was saying like, the squeeze you have, like connection, mind, muscle is crazy. Like yeah. You work so slow. I mean, I've been doing it for so long. Yeah. Yeah. What do you think if I try this way? Yeah, it's easy. Is easy? Yeah. Bro, he's looking at you like, god damn, that vinegar is so huge. I need to drain like him. Like, oh yeah. Well, he just moved. And I was like, because of Bradley, but like, look at me and him, he's double. Vinegar is double size. No, it's what? Funny. No, I said because you're the your guy on camera. Yeah. Like the influencer. Yeah. And then, but he's the camera guy. Yeah, it's funny. He's the influencer right now. But he trained his whole life, and then that's how he found me. Cause he was actually a fan. He came to my gym one day, and I like sunned him. I was like, "Get the fuck out of here, you stupid ass kid." Are you gonna be? Nah. You know, I'm gonna go to Vegas for the Natural Olympia. I'm like natural bodybuilder. Yeah. And after that, I'm gonna take the car from there and come directly to your gym because it's like my dream to train there. Wait till it's a new one. The new one's gonna be open in like a month. I'm gonna be in November. Oh shit! You might just miss it. 14? Yeah, you're gonna miss it. No way. You're gonna be just before, because I think it's gonna open December, like December 1st. I will come back. Yeah, you should come then. Because it's going to be brand new. Like, brand new everything, brand new but equipment. But the one that you already have, you're going to be there in still November. Still going to be there, yeah. It would be a pleasure. Like, yeah, it'll still be there. To see that gym. Like, that'll be dope, because like that, most people at some point won't be able to go to that gym. Because I'm gonna change that to like a trainer-only gym. Uh-huh. And the membership base is going to move to the new gym. That's bigger. Yeah, more equipment and all that shit, too. So, not as big as this, dude. I wish. But there is no need, actually, to have like gym. You don't need this is completely excessive, but it's cool because of the availability. Like if you were like, oh, I want to do this today and this angle, this sure, you know, sure. Bodybuilding is so like angle driven and everyone's so built differently that like that machine might feel like 10 times better than that machine to me. Sure, because of like my lengths and my muscles and shit. And your joints maybe and like your movement. That's why this shit's so dope. They have like every version of a fucking pull down. It's like you find crazy. The one you're like, oh, that fits it's perfect. It's crazy. Yeah, it's done crazy. And like about biceps, I've never seen something like that. Never seen something. It's amazing. But it does also feel like it's only machine driven here, which is like, I wish there was like a deadlift platform or some shit. Yeah, because you train with like they have dumbbells it in there. More and they have it in there, but it's kind of yeah, it's CrossFit area. CrossFit. Yeah. Yeah. You're not into CrossFit, definitely. No, that's just stupid. So dumb. I mean, if it gets you moving, cool, but. The repetition of those movements are just hard on your joints. Yeah. Because I did Olympic weightlifting, just never was like CrossFit reps. I hope I'm not like wasting your time. I mean, you are. I know. You are. No, I'm kidding. I'm guilty, guy. I'm kidding. I don't give a fuck. I kind of did what I wanted to do already. I would have told you to fuck off. To be honest. No, I wouldn't. He got me like with how he was speaking before. Now I get used to that. And, like, I just talk shit here. I just have fun. That's all. Imagine I was dead serious. Sometimes when people come up to me, they'll be like, can I get a photo? I'll be like, no. Just to see reaction. Just to see reaction. Just to see what they say. Yeah. Like, I'm like, sure some guys are like, yo, you're a dickhead. You're so huge inspiration that to me is like, oh God, I need to learn as much as possible from that person, as much as I can. I just been doing it for a long time. That's all. Keep going. Time. This is the technique. Yeah, it's fun. The internet shit's fun. It's cool. It's crazy how long I've been doing it for. That's awesome. How many years? Since the internet is existing, right? Since Instagram started. I mean, it's been 9 years on YouTube, I think. Which 9 years. And I was on Instagram prior to that. So 9 years on YouTube and 11, 12 years on Instagram. Fucking insane. If you want to be an entrepreneur, you kind of like is it plus to use social media and YouTube? And I don't think you can do it without it. You need to use the internet. Especially nowadays, especially if you're starting something new. Yeah. Like, I mean, unless, it would be just so different. Like, if you wanted to open a gym, for example, and not having social. Sure. Like, every business has social now.
That's how most people look for things. People don't really like who calls and goes like, where are the gyms in this area? And you're like, look, Google. Actually, I'm, to tell the truth, I'm coming from Italy to Vegas to your gym because I saw you on social media. So that's only can continue to go down that road. Like the whole internet thing is going to only continue to get larger and larger. And but also at the same time, starts to become more diluted, right? So then there's more people doing more competition. It. Yeah, sure. Yeah. So as long as you do something that's like valuable, I feel like you'll always have success. It seems like a lot of people just see success in other people and then they're like, I'm going to do exactly what that person's doing. But then if you do that, then it's like, imagine 1,000 people did that and everyone's like, oh, you guys are all now just doing the same shit. Instead, if you get inspired, it's different. Like you get inspired and you say like, oh, that person is doing incredible shit. Like I want to be inspired from that person and like squeeze into my field more. Yeah, like, it's about applying it to yourself, right? So being inspired by someone to make you like, oh, I want to get this own kind of like lane, right? True. Because you gotta have your own purpose in it, not just because someone else found success in it. If you find like, because like the truth is when it gets tough, you're like, if you're relying on someone else's success to like drive you, you're not gonna go anywhere. You know what I'm saying? Yeah, I definitely agree with you. But like if it's not really here, you're gonna get somewhere tough and be like, nah. You're gonna quit, yeah, sure. So that's what it all comes down to. Because that's the thing that's not gonna change. People aren't gonna stop doing this or wanting to do this, you know? So you gotta just keep going. It's fun though. The Italian women are—they gotta be beautiful, though, no? Yeah. You've been in Russia? No, I've been to Russia. Been to Italy when I was young. Which city? I was in Pisa, Florence. Tell me, Amalfi Coast. Tell me that you—where Amalfi Coast? Yeah. Did you enjoy? Yeah. Yeah. Which is fun. The best place you have been to in Italy that you enjoyed most? Tuscany. Tuscany. Yeah. Are you living in Tuscany? He's from Tuscany. I live. Yeah. Yes. That's fucking beautiful. That place is amazing. I just like Europe in general because it's just like, it feels like, obviously there's a lot more history. Like all the history comes from there, right? Pisa. Yeah, it's amazing. Yes. It's beautiful there, man. My English, shit. Yeah, I realize like traveling, English is, everyone kind of speaks it. A little bit. Yes, I okay, but my word, no good. That's how I am with Spanish. Same thing with Spanish. I get it, but I can't speak it. You can't speak it? Spanish, yeah. You can probably speak Spanish. Yeah, Italian is very close. It's definitely easier. I understand a lot of the Italian words too. I would be like so into this weekend meeting. And I will be here in the Joko train. Yeah, if I'm there. I mean, I'm always like in and so out. So great place. I travel. Tell me just like, I don't know, it's impossible to say, but what's the like the average time of the day you're going to be there, not the old day? 11 normally. If I'm 11 there, in the morning. Yeah. If I'm there, it's like I'm there normally around 11. I will try my best. So if I'm in town, right? Yeah. So that's what I normally train for. No, I appreciate it, man. Thank you so much. Yeah, absolutely. Let's keep going, keep going, baby. That's the fucking, that's the motherland. Let's go. I love it. See you, man. Allora, come ogni palestra negli Emirati Arabi Uniti che si rispetti, non poteva mancare la zona preghiere. Quindi qui, zona preghiera, abbiamo sentita prima. Adesso concludiamo con il cardio e vi faccio vedere la parte più interessante, anzi forse più assurda, eclettica di questa palestra. Venite con me, sarete stupidi anche voi. Ragazzi, siamo adesso sul tapirulan, ma è qui la cosa assurda. Intanto il numero dei tapirulan e dei macchinari alle mie spalle, davanti, di lato, ma soprattutto qui ogni macchinario per il cardio ha un televisore personalizzato, ha un televisore per ogni macchinario del cardio dove poter vedere un film, una serie televisiva, quello che vi pare, insomma. Così non avete la scusa di dire che il cardio è noioso e non vi va di farlo. Qui la scusa non c'è, vi vedete il vostro film preferito, la vostra serie televisiva preferita, io vedo Dragon Ball e quindi il cardio si fa sempre. Quindi ragazzi, allenamento finito, la Oxygen è questa che avete visto adesso insieme a me. Finalmente Angie mi ha potuto raggiungere. Allora, in teoria in questa palestra le donne non possono entrare. In realtà abbiamo un'amica che conosce il proprietario della palestra e quindi in teoria Angie sarebbe potuta entrare, ma come avete visto donne non ce ne sono. Sono troppo contento per aver conosciuto Bradley Martin, è veramente uno dei fitness influencer, imprenditori nel settore fitness più famosi e da cui cerco di prendere la maggiore ispirazione possibile. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e vi dico quello che penso su questa palestra. Allora, la palestra è assurda, una delle palestre forse più estreme che ho mai visto, ci sono dei macchinari allucinanti. Il costo peraltro è ragionevole perché abbiamo pagato
separato 105 AED, quindi di RAM, che sarebbero all'incirca 35 euro, che è un prezzo ragionevole se comparato al costo della Venus Gym di 60 euro. Il fatto che non possano entrare le ragazze, probabilmente molti di voi potrebbero essere disincentivati a venire qui. In realtà l'incentivo per andare in palestra non è quello ovviamente di trovare qualche ragazza in palestra, ma ovviamente di avere una palestra che ti fornisca tutto quello che ti serve. Qui tutto quello che ti serve c'è, in più ci sono dei campioni, abbiamo visto Bradley Martin oggi, questa è appunto la prova concreta. L'importante è cercare di capire che non possono entrare le ragazze per questione culturale, quindi è una cultura diversa, siamo in un paese diverso, per avere una mentalità aperta e abbracciare una cultura diversa dobbiamo anche accettare quello che ci circonda. Quindi la palestra è stupenda, le ragazze non possono entrare. Angie, sei andata ad allenare in Pink Gym? Yes. Sei andata ad allenare una palestra tutta rosa, soltanto per donne. C'è questa divisione, l'importante è rendersene conto e rispettare la cultura locale. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo tipo di palestra e di questo tipo di cultura. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto, pollice in su. Guardate le mie storie, perché è lì che c'è tutto il retroscena della mia vita, dei video che facciamo, dei nostri viaggi. Quindi ragazzi, pollice in su, ci vediamo al prossimo video.